Nell'episodio 26 di Ok Watch Shadowside vediamo subito un ragazzino andare in bagno. Tuttavia alcuni rumori lo faranno preoccupare ed andrà dunque a controllare la presunta toilette infestata, venendo risucchiato al suo interno. Il giorno seguente Manami sarà preoccupata per il suo cagnolino, il quale a sua volta venne risucchiato da quel qualcosa che ha fatto dei bagni pubblici del parco il suo nascondiglio. A rassicurarlo ci saranno Koji e Tank, i quali si proporranno assieme ad un restio Keisuke di andare a salvare il suo cagnolino. All'agenzia Keisuke racconterà tutto agli altri investigatori yokai e sempre il nostro Akinori racconterà che potrebbe esserci un demone nascosto in quel bagno. Poco dopo Keisuke si ricongiungerà con i suoi due amici e Manami per cercare l'animale scomparso, nel mentre Natsume ed Akinori localizzeranno il bagno stregato e verranno anche attaccati da una grossa zampa. Lo yokai sbucherà fuori dal bagno rivelandosi essere il leggendario Professor Orso e metterà a KO sia Whisper che Trisalamandra. A Natsume non resta allora che richiamare il Robonian 00 che inizierà il suo processo di pulizia del bagno e passando alla sua forma Shadowside pulirà Professor Orso con il suo oggetto d'acqua pressurizzata. Tuttavia non è ancora finita, Koji e Tank ai bagni del parco verranno risucchiati tramite lo scarico da alcuni tentacoli azzurri e Professor Orso spiegherà che il responsabile non è altri che Velenotto, il sovrano delle fogne. Gli investigatori raggiungeranno dunque la sua dimora, dove Velenotto spiegherà loro che questa è la casa degli animali abbandonati dai loro stessi padroni. Velenotto allora passerà alla sua forma Shadowside e Natsume richiamerà Trisalamandra, mentre Akinori farà affidamento su Kirin. La lotta inizia e subito Velenotto si dimostra essere un avversario fortissimo. Tomma però arriverà e si trasformerà in Suzaku, che parerà un raggio letale avversario, ma che si volatizzerà. Manami scenderà nelle fogne e sverrà alla vista dello yokai nemico, il quale attaccherà ancora una volta gli investigatori. Tuttavia Terry, il cane di Manami, parerà il colpo, facendo placare la furia di Velenotto e di tutti gli altri animali abbandonati. Keisuke e gli altri investigatori hanno salvato tutti e proprio il fratellino di Natsume ha ottenuto lo yokai arc di Velenotto. All'agenzia investigativa però sono stati radunati tutti gli animali abbandonati in attesa che Akinori e gli altri ritrovino i loro padroni o chi li vorrebbe adottare. Nell'episodio 27 di Ok Watch Shadowside invece vediamo Akinori sfogliare un vecchio album fotografico di famiglia nel quale troverà una foto di una ragazza carinissima con la quale il nostro ragazzone sognerà di stare per sempre insieme. Keisuke invece sta passeggiando allegramente per strada fino a quando non inizierà a piovere, o meglio fino a quando Koma-san non gli farà la pipì in testa. Gli investigatori si sono dunque radunati tutti a casa di Akinori, dove quest'ultimo mostrerà la foto prima rinvenuta per poi scoprire che la ragazza nella foto è proprio sua nonna da giovane. Akinori allora, per lo shock subito, perderà la voglia di vivere ed anche il suo esemplare fisico da modello. Mitsue, la nonna di Akinori, accompagnerà i ragazzi alla tomba di Koma-san, dove presenta una seconda tomba eretta in memoria di Komajiro, il fratello del cagnolone bianco. Ma a sorpresa delle sorprese, la tomba di Komajiro sul suo retro presenta una buca. Grazie a Sanjo allora, Touma seguirà le tracce del fratello di Koma-san, arrivando ad un lago dove potrebbe essersi abbeverato il cagnolone arancione. Ma attenzione, dall'erba alta spunterà fuori una ranocchia che si rivelerà essere proprio Komajiro. Una volta tornati a casa di Akinori, Koma-san racconterà di come i due siano morti. Koma-san e Komajiro finirono infatti sotto una statua di un Koma Inu che la nonna di Akinori fece cadere accidentalmente. Dopo aver scoperto l'amara verità, Komajiro impazzirà e passerà la sua forma Shadowside attaccando la nonna del nostro Akinori. Anche Koma-san si aggiungerà allo scontro, finendo per far chiedere scusa alla nonnina, la quale racconterà che mentre si stava allenando con alcuni incantesimi mancò il bersaglio facendo cadere la statua di un Koma Inu proprio sui due fratelli per la pelle, ma non si accorse che la statua gli schiacciò. A fine giornata però Komajiro affiderà la sua yokai arc agli investigatori per poi andare a fare una passeggiata con Koma-san proprio come ai vecchi tempi. Nel prossimo episodio di Ok Watch Shadowside, i nostri investigatori avranno a che fare con un'intelligenza artificiale problematica. Ma attenzione, Duketsu e Shuten Doji tornano alla carica. Non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi per scoprire come andrà a finire. Quindi, miei investigatori yokai, cosa ne pensate delle due puntate riassunte quest'oggi? Vi ha fatto piacere rivedere Velenotto? Io, come al solito, vi invito a supportare il nostro canale con un mi piace, a condividere il riassunto con i vostri amici e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego per oggi è tutto e, come sempre, state attenti agli yokai!